Se non l'avessero filmato, nessuno ci avrebbe creduto. Se non l'avessero creduto, nessuno l'avrebbe filmato. Se non lo filmerebbero, nessuno crederebbero, l'avrebbe... Oddio, sto andando in palla. Insomma, siamo di nuovo ad una nuova edizione di questa serie di video che contengono altri video trovati in rete che hanno stupito e a volte divertito le persone di tutto il mondo. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere con un nuovo top all'insegna di... boh, cose? E se siete seduti o sdraiati o seduraiati, possiamo cominciare, o no? Numero 8. Diciamo che essere orsi è difficile, bisogna cercarsi il cibo, dormire, cercare altro cibo e andare in letargo. Wow, che vita impegnativa! Ma tra i tanti impegni capitano anche a volte gli intoppi, tipo incastrare la testa in un secchio. Un orso a Perry Township, Pennsylvania, aveva trovato un secchio dell'acqua vuoto mentre girovagava per le strade del paesino. Giustamente invece di andarsene aveva deciso di infilarci la testa, come avrebbe fatto qualunque persona o animale, e non ditemi che voi non l'avete mai fatto. Io amavo i secchi. Alla fine era rimasto incastrato per ben 2 settimane e ha continuato a girovagare con quel secchio in testa, finché per fortuna alcuni lo avevano notato e salvato dall'agonia con successo. Una piccola disavventura che si è conclusa nel migliore dei modi, però abbia imparato la lezione il nostro amico orso. Ma non credo proprio, quindi è probabile che farò un altro video sempre con lui all'interno. Numero 7. Essere un bodybuilder e avere il fisico perfetto è una cosa che alcuni desiderano, senza però averne visto i lati negativi. C'è bisogno di un costante allenamento, una dieta sana ogni giorno, sgarrare è proprio proibito, rispettare orari di riposo è uno dei peggiori lati negativi e il non riuscire mai a raggiungere ciò che si ha sulla schiena, come il nostro amicone. È un video diventato virale anni fa che mostrava un bodybuilder intento a raggiungere un bigliettino vicino alla sua scapola, inutilmente a quanto pare. Numero 6. Il caffè può letteralmente salvare la vita a volte. Un uomo di nome Kendall su Facebook ha postato un video dove mostra dei gattini bloccati nel ghiaccio che chiedono aiuto. Senza pensarci due volte ha cercato la soluzione migliore per aiutarli, capendo che il caffè caldo che aveva in macchina sarebbe stata la soluzione. È riuscito così a sciogliere il ghiaccio in parte e liberare i cuccioli. Numero 5. In alcuni paesi le ragazze possono giocare a calcio utilizzando l'hijab, il tipico velo musulmano, indossato appunto dalle donne. Come in Giordania, una ragazza stava per perdere il velo quando le giocatrici della squadra avversaria avevano deciso di mettersi intorno a lei per aiutarla, un gesto molto apprezzato da tutti. Le ragazze hanno detto che non lo hanno fatto per religione o altro, ma per una questione di rispetto in campo che in questi tempi manca. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Numero 4. Tagliare alberi non è una stupidata come in tanti pensano ancora al giorno d'oggi. Ci sono regole da rispettare che possono anche salvare vite volendo. Non sono qua a dire se sia giusto o sbagliato disboscare un posto, ma semplicemente a mostrare una sfortunata macchina colpita in pieno da un albero abbattuto. La natura si è vendicata? Insomma, qualcuno non tornerà a casa oggi e sarà molto molto arrabbiato. Numero 3. Nella mia vita ho visto tanti ma tanti modi per chiedere la mano a qualcuno, ma mai avrei pensato si potesse arrivare a ciò. Un uomo ha inscenato una rapina per chiedere alla sua ragazza di sposarlo. Il rapinatore aveva tirato fuori l'anello da dare al nostro futuro sposo. E alla fine, nel panico e nei sorrisi, l'atto era stato compiuto. Ecco, non so cosa dire, perché far venire un infarto prima di dare una bella notizia non è proprio ciò che avrei in mente io. Ma ehi, sembra abbia funzionato. Numero 2. Anche per rubare macchine ci vogliono certe competenze, tipo saper guidare? Ehi, questo non vuol dire che se avete la patente dovete farlo, eh. E per farvi capire quanto sia stupida come cosa, eccovi il video di un ladro che ha provato a rubare una macchina. L'unica cosa che aveva dimenticato è che non sapeva guidare. Così è rimasto a combattere contro la Dacia per farla partire, o almeno mandare un po' avanti. Non ci è riuscito, ma alla fine la polizia lo ha arrestato, alcuni ridevano pure. Numero 1. In alcuni paesi i binari dei treni sono posti nelle zone più strane.
tipo in pieno mercato cittadino. Se volete davvero provare il brivido di sfiorare un treno, ecco qua. Vi consiglio di andare in Thailandia a Samut Songkhram, nel mercato di Mike Longnog. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.